di una vecchia Fiat 500 guidata dalla figlia Maria in compagnia dei pronipoti, Laurina San Genito arriva alla sua festa di compleanno. È nata il 22 novembre del 1910 da una famiglia di origini marchigiane e ieri ha compiuto ben 105 anni. Un traguardo che non poteva passare inosservato e tutti si sono mobilitati per farle trascorrere la domenica come più desiderava. Tanti auguri a te, Elio, vieni qua, tanti auguri, Anna. A te, non batti fuori, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Ma che meraviglia! Allora, uno, due, andiate, bravi! La giornata della signora Laurina inizia nella chiesa di San Domenico. Ha voluto assistere alla messa domenicale ricevendo gli abbracci e gli auguri di un'intera comunità. Grazie. È felice di essere qui con tutta la sua famiglia? Sì, tutti felici. Don Alberico Grella le ha fatto gli auguri a nome di tutta la comunità di Sturno. Vuole dire qualcosa a loro? Passato tanti giorni, tanti giorni, è tutto in bene. Noi ringraziamo Dio. Che cosa la rende più felice della sua vita? Lei è venuta qui a Sturno che era una ragazzina sposata. E suo marito? Il marito muore, è morto tanto tempo. Però ha tanti figli, ha tanti nipoti. Due figli. Bisogna ringraziare il Signore senz'altro per questo traguardo che riguarda senz'altro questa parrocchiana, zia Laurina, ma riguarda un pochino anche tutta la comunità necessariamente invitata a riflettere sul dono del tempo. Gli auguri miei personali della intera comunità che in questo momento io rappresento a lei, alla famiglia. Veramente complimenti, congratulazioni, non sappiamo il segreto, ma insomma è una persona tranquilla, persona d'altri tempi, persona per bene, per quello che conosco io è una persona per benissimo e quindi davvero le congratulazioni e gli auguri dell'intera comunità di Sturno. Nella sua vita Laurina San Genito si è dedicata a dare affetto e certezza ai suoi cari, al marito Pasquale Abbondando, lo scomparso nel 2011, ai figli Maria e Michele e ai nipoti Laura e Pasquale Elio. È per loro una presenza fondamentale. Lei insomma vive serenamente tutti i giorni, però il giorno del compleanno poi è un suo desiderio di venire in chiesa a ringraziare il Signore, perché lei le giornate le passa recitando il rosario, anche le giornate ore in cui io non posso essere sempre presente, e allora lei ha questa consolazione, quindi per lei è fondamentale venire in chiesa e avere poi tutta la famiglia attorno. È molto serena, è molto saggia, è lei che mi dà i consigli, è lei che se chiedo qualche opinione, qualche cosa, mi lascia molto libera e poi mi dice: ma dovresti fare in questo modo. Emerge il ritratto di una donna d'altri tempi che ci saluta invitandoci a casa, dove, ci raccontano i familiari, la troveremo intenta a fare la pasta a mano.